Pulcini è un consorzio di 47 università pubbliche nelle quali si insegna informatica o ingegneria informatica. Abbiamo dei laboratori tematici, appunto uno di questi è quello in cyber security, io sono il direttore. Per avere un'idea, vediamo 53 nodi distribuiti presso le varie sedi universitarie, maggiori centri di ricerca, e 500, più di 515 afferenti tra ricercatori e professori nelle varie sedi. Ci muoviamo, abbiamo qualche linea strategica che va ovviamente a ricerca e sviluppo, questo è ovvio, ma anche la parte di awareness e education, quindi sensibilizzazione e formazione, essendo anche un passato universitari. E poi ci muoviamo in termini di creare comunità da una parte e dall'altra con delle azioni a livello sia nazionale che internazionale. Quando parliamo di formazione, a me piace parlarne in termini integrati, voglio dire, io sono personalmente convintissimo che un bambino nel momento in cui va da solo in internet, lì deve essere formato. Okay? Quindi dobbiamo cominciare di lì e poi dobbiamo salire fino ovviamente ai dottorati di ricerca, ai ministeri delegati, eccetera. E quindi come laboratorio, sul sito del laboratorio c'è anche una panoramica aggiornata della formazione, cioè di cosa le università italiane offrono in termini di percorsi di formazione. Ma stiamo trattando per fare campagne di awareness, cioè di sensibilizzazione, questionari rivolti magari alla PMI, alla pubblica amministrazione, alla piccola e media impresa, alla pubblica amministrazione locale, proprio per, da un lato per valutarne la postura e dall'altro per spingere, no, verso il discorso di formazione, perché è veramente fondamentale.